Lucilla? Lucilla? Non c'è. È scappata. Luna, è Renata che è scappata. Renata, non ci posso credere, perché non l'ho capito? Le ho chiesto se si era cambiata e ha detto che le era caduto il caffè. Ma come, spiegami come ha fatto a prenderle i vestiti? Come è entrata? Come ha fatto? Non lo so, non lo so. Io penso che abbia un complice. Oggi è entrato un ragazzo nella nostra camera e penso che possa essere lui. Quindi ha un complice. Io lo voglio conoscere allora. Senta, signora Victoria, io le ho già detto tutto. Ho lasciato mia madre e sono venuto qui in città solo per guadagnare qualcosa per mantenerla. Signorino, io lo so che tutto questo già me l'avevi detto, ma adesso la cosa concreta è: tu, quando lavoravi alla 220, tu sai cos'è la 220? Sì, che cos'è, sì, la 220? Certo, sì. Quando... Esattamente. Quando tu lavoravi alla 220, hai visto entrare e uscire qualcun altro dal dormitorio? No. No, signora, l'ho già detto, non c'era nessuno. Mi potresti spiegare che cosa sta succedendo? Perché dici a Guglielmo di fare il duro mentre io dico alla mamma di essere buona, affettuosa, di stare con lui? Proprio non ti capisco. No, Miranda, tu però non mi avevi detto niente. Ma perché neanche tu avevi detto niente a me? Cerchiamo di trovare una soluzione, perché non so che cosa fare. La mia mamma soffre. Io vede, a me sarebbe piaciuto che lei mi avesse detto: Rita sa una cosa, è pesante. Io l'avrei capito. Rita, ma sa no, una cosa... no, no, non mi tocchi, non mi tocchi. Io l'avrei capito. E ora me ne vado con la mia anima solitaria, come sempre. Ma continuerò così, facendomi forza, perché io confido nel mio amore, nel mio futuro. Insomma, coraggio, ormai lei sta benissimo. Oh, no? Grazie. No, sta molto meglio, eh. Ormai sono stanco, adesso. Il fatto che sono stanco, lo giuro, veramente. La mia vita era semplice, ma con questa donna... Basta. Bene, basta, è finita. Sì, basta. Sì, sì, e che succede? Vi volete lasciare? Lei fa la complicata? Faccio anch'io il complicato. Non è una buona idea. Beh, scusami, ma questo è quello che sento io. Tieni, porta questa. Che cosa devo fare con questa? Dove la porto? La devi portare a casa di Victoria. Le dici che l'hai trovata nello scantinato e che possono essere vestiti scomparsi che avevano perso. E così Renata capiranno che sei qui. È illogico quello che stai dicendo, mi sembra. No, no, non capiranno che sono qui. Penseranno che ero qui, sì, che c'ero. Ma che sono andata via, capisci? Perché a questo punto Luna avrà saputo che ero io. Perché mi sono messa a pensare. Ed è molto bello quello che mi hai detto. Però non so se adesso siamo fidanzati. No, no, non mi piace andare troppo di corsa. Perché? Perché ho bisogno di un po' di tempo. Dopo, quando sarà, ti avviso io. Ma, Benji, io come me ne accorgerò quando vorrai essere il mio ragazzo? Quando io verrò a cercarti con un anello. Ah, un anello! Un anello? Sì, so che si fa così. Oh, che bello, un anello. Però quando, dimmi. Tu stai tranquilla che magari accadrà molto prima di quanto pensi. Sì.
E sono rimasta male quando gli ho sentito dire quelle cose su di me. Dopo tutto l'aiuto che gli sto dando, davvero. Ma neanch'io me lo sarei mai aspettata un'altra volta queste cose in giro. Le avevo tolte, vedi, c'è pure il coccodrillo. Non pensavo che Diego Miraflores fosse tanto freddo, eh. È glaciale. No, no, e poi non sono mica stata pesante. No, e quando mai? Infatti, è proprio quello che dico io. Mi ha mai visto dare fastidio a qualcuno? Io non molesto nessuno. Ma certo, Rita. Penso solo ai fatti miei. Mi dica la verità, quando mi ha visto molestare qualcuno? Victoria, Vicky, siamo amiche, mi dica la verità. No, te la direi, non ti ho mai visto saltare addosso a nessuno. Ancora la pietra, è la seconda volta che la tolgo. Ma che c'entra la pietra? Anche adesso? Se, perdonami, ma in un'occasione, dato che mi hai chiesto la verità e voglio essere sincera, quando arrivò Guzman, tu l'hai sbattuto contro la parete. Guglielmo, Guglielmo. Oh, ma questo è successo. Uè, uè, andiamo, una volta in tutta la mia onorata carriera. Va bene, E il fruttivendolo? Ah, il signor Romualdo. Ah, che uomo allegro, sì. Cantava. Però non aveva delle belle mele, no. Era un tenore, sempre. Vero? Mi avevi sì, detto così. Sì, era tenore, sì. Però andare 5 volte al giorno, certo, in frutteria. Perché non aveva... La verità è che lui mi regalò un mandarino e io mi commossi e mi conquistò con un mandarino. Sì, ma poi però... Sì, capisco, ma ho ricevuto delle lamentele. Per l'elettricista ho dovuto pagare un avvocato. Ah, Juan Carlos! Già. Occhi verdi! Ah, che scintille con l'elettricista! Sì. Ah, no, no, come le spiegava lui le connessioni, le cose elettriche. Rita, tu parli di scintille, ma mi hai rubato il telefono e hai cominciato a chiamarlo almeno 20 volte al giorno e non certo per un guasto tecnico, no? Vabbè, che c'entra? Poi gliel'ho ridato il telefono, sì, ma va bene, dico, che c'è di male? Se a me piace qualcuno, mi butto, mi faccio avanti, non do fastidio a nessuno. Ho dovuto dare il doppio dello stipendio a Puceta, della manutenzione, l'hai fatto diventare pazzo. Ma quella di Puceta fu una cosa del momento, già so che mi dirà di Fufi, il bibliotecario. Ma per favore. Fufi era un uomo. Puceta è stato sull'orlo di una crisi di nervi perché tu insistevi e lui veniva da me a lamentarsi. Se mi parla così, allora io me ne vado. No, è solo questione di misura, Rita. Tu prendi fuoco. Non hai misura, non mantieni il controllo. Beh, però io sono così e non faccio proprio alcun danno. E sa una cosa? Finiamola adesso. Oh, caro Diego, maestro esemplare, uomo delle selve e dei mari. Perché hai sconvolto la mia vita? Perché? Diego. Ascolta. Che è successo? Rita ha scoperto che io ho detto che è stata pesante. No, e sì. Come ho fatto a scoprire? Ah, non lo so, l'ha saputo e me l'ha anche detto. Vedrai che le passerà. Sì, ma la verità è che io mi sbagliavo perché lei è una grande lavoratrice, una grande... Ha collaborato, mi ha aiutato. Sì, sì, io, però tu hai anche detto che è stata pesante, quando è troppo sì, è troppo. Sì, è vero, però mi ha aiutato, mi sta assistendo con questa distorsione e poi ci sono rimasto male, non so, io non... Non so. Non sarà che... Il tuo cuore è rimasto trafitto, eh? Ti ha conquistato? Ascoltami, Rita e io siamo come l'acqua e l'olio. L'una non si lega con l'altra. Beh, a volte mischiando acqua e olio con la farina ne esce una bella torta da gustare la no, sera. No, assolutamente quindi... no. Rita non è la donna per me. Felipe, per favore, insomma, mi ha fatto un po' pena. Avresti dovuto vederla come stava, piangeva. E poi quella situazione... che possiamo fare? Che possiamo fare? Forse Diego? Dovrei andare a chiederle scusa. Tu che ne dici? Beh, se lo senti, sì, fallo. Lo sento. Bene. Io vado. Ce la fai? Sì, sì. E quindi Renata ha visto il vestito? Le parlavo del vestito, non ci posso credere, sto ancora tremando. Io trovo davvero incredibile la capacità che ha questa ragazza di apparire come e quando vuole. Non ci posso credere, Victoria. Avevamo anche inventato una domanda segreta per essere sicuri e invece lei ha indovinato la risposta. Io non so come fa davvero, io non so proprio come faccia quella ragazza. Ma non devi preoccuparti perché faremo tutto il necessario per impedirle di rovinare il momento più romantico della tua vita, che è il matrimonio. Con mio figlio. Ma in che modo? Chi è adesso? Avanti! E questa pietra sta sempre in mezzo, appare, scompare. Permesso, posso sì. Disturbarla un secondo? Dimmi pure. L'ho trovato nello scantinato, le interessa? E che ci facevi lì? Niente, controllavo il contatore della luce e ho trovato questo zaino. Ed era nello scantinato? Sì. Fammi vedere. Ma questa roba è da donna. È di Lucilla. Lucilla è la ragazza che cercate? No.
Questo lo indossava Renata quando stava parlando con me. E la conferma che Renata era nello scantinato è scappata un'altra volta. Non riesco a credere alla velocità di quella ragazza. Mettiti l'anima in pace, è capace di qualunque cosa. Io quella. Non lo so, ma come fa? L'aiutano. Ma certo, un complice, è chiaro che qualcuno l'aiuta. Ma quella non ha limiti, con o senza complice, fa come le pare e piace. È incredibile. E tu chi sei? Ah, scusami, non lo conosci. Lui è Gioacchino, se non sbaglio. Sì. Sai, è il nuovo assistente di Puceta, il capo della manutenzione, gli dà una mano. Piacere, Gioacchino, e tu? Lei è Luna. È una mia collaboratrice del collegio e sta con mio figlio Alessio, fidanzata ufficialmente con mio figlio Alessio, e si sposeranno. Ma perché ridere? Mi ama molto. Pochino, per niente, mama o non mama, mama o non mama, mi ama, mi vuol vedere, no, nemmeno in foto, nemmeno in fototessera, e ah. Mi vorrà o non mi vorrà? Come sta? Ah, mi scusi, ma tra di noi c'è un muro che non ci permette di comunicare, lo sapeva? Mi allora, ama, lei come sta? Alla muraglia cinese, mi creda, sì. È piccola in confronto al muro che ci separa, vede? La muraglia è lunga, non è tanto alta, sì. Non è... No, lunga, non gliel'avevo sì, già no? Detto. No, sa che c'è? Io non vedo, non ascolto, non sento, no, niente, non sento niente. Mamma... Rita, perché non si gira? Perché non mi guarda negli occhi? Sono occupata, mamma... E va bene... Ho sbagliato, mi ha fatto confondere, dov'ero? Perché l'ho fatta confondere? Mi vuol vedere, sì, nemmeno in foto, mi ama davvero tanto, mi adora. Le volevo dire, aspetti che blocco... Mi ascolti, sì. Perché non possiamo parlare tranquillamente? Ma perché non mi guarda negli occhi? Io... Insomma, lei mi ha toccato il cuore. Mi guardi mentre le sto... Sai che c'è? Le ha forse toccato il cuore quando lei mi ha visto piangere, ha visto scorrere le mie lacrime di donna innamorata. Non le importava niente, perché non le importa niente. E così me ne sto qui e piango da sola, consolandomi con i fiori. Beh, allora perché non iscrive le sue lacrime a una maratona, visto che corrono così tanto, eh? Ah, questa era buona, sì. Bella battuta. Rita, mi aiuti ad alzarmi. Perché? Ah, è così, ci abbracciamo. Ah, è bellissima. Ma cosa ha mangiato? Perché? Pane e solletico? Mi scusi, ma ogni cosa che le dico lei si mette a ridere. Avanti, rido, rido per non piangere. Ecco perché rido. Adesso lei deve parlare con me seriamente. Perché mi vuole abbracciare? Me lo dica ora, immediatamente. Che io, ecco, insomma, io... Ma visto ora è lei che ride? Che ha mangiato perché... pane e solletico? Perché? Perché mi ha toccato il cuore, davvero? Gliel'ho già detto. Mi aiuti, guardi, io sposto questa e poi quest'altra, se lei mi aiuta. Lentamente. Sì, certo. Anche lei ha fatto bruciare il mio cuore, il perché non lo so. Adesso si concentri su di me, mi aiuti per favore. Aia. Non vede che sto pendendo da una parte? Non c'è spazio, ecco. Dico. Aia. Rita! Rita! No, così è meglio di no. No, superiamo tutti i limiti. Andiamo oltre la confidenza. Se fa così mi soffoca. Ma io si accorta andare, dove ha messo il suo ginocchio? Rita! Sembra che il tuo primo giorno sia stato alquanto movimentato, no? No, beh, sono cose che capitano, non fa niente. E perdonami per prima, ti ho accusato così, senza ragione.